Saverio Vallone non ha bisogno di presentazioni naturalmente, però Saverio oggi facciamo un'intervista un po' particolare. Intanto cominciamo da papà, al quale tu quest'anno hai dedicato dei pensieri importanti, ma soprattutto dei progetti importanti. Beh sì, diciamo che io diciamo in quanto figlio naturalmente, però è il centenario della sua nascita e quindi è bellissimo, perché la cosa più importante per un attore è la memoria, no? Che c'è ed è stupenda perché la lascia nei film, in tutte le opere che ha fatto e quindi si vede, si rivede tantissimo. Lui che amava molto i giovani lo amavano. Ha avuto una carriera straordinaria, diciamo, in tutto il mondo, all'estero, in America, in Francia, successi incredibili con i registi più importanti, sia teatrali che cinematografici. E poi era un uomo straordinario, diciamo, a parte che... Ecco, me lo racconti tu da figlio, intanto raccontami un aneddoto che ti ricordi di quando, non so, bambino o adolescente, hai sentito papà particolarmente vicino a te. Ma io tantissimo, perché mio nonno era di Torino e papà è nato in Calabria, a Tropea, e quindi era, cioè, un insieme della grande disciplina e educazione di un signore del nord di Torino, e questo calore straordinario che poteva sembrare anche un pirata venuto da un barbaro normanno, che poteva essere con questi suoi occhi azzurri straordinari del meridione della Calabria, quindi una grande forza, ma tantissimo. Beh, io recitando con lui ero terrorizzato, ho fatto il Tommaso Moro perché era molto, cioè, un grande professionista, perché però molto disciplinato, molto severo, insomma. Ma poi ecco, disciplinato, bravo, hai detto bene, perché lui anche fisicamente, no, era messo piuttosto bene, quindi si vedeva che ci teneva la disciplina anche del proprio corpo, no? Era forte. Tutte le mattine alle 5 del mattino, corsa, cosa, veramente ci teneva tantissimo, a parte che ha giocato nel Torino e quindi era anche calciatore, insomma, ma poi ci teneva tantissimo, difatti era un attore veramente preparato, non solo dal punto di vista, ma anche fisicamente, insomma, che allenato. È importante. Sì, sì. Saverio, invece torniamo a te, allora partiamo da questo centenario, però ovviamente ci sono dei progetti che ti riguardano. Intanto parliamo dal punto di vista professionale, poi ti farò una domanda un po' diversa dal solito. Ma professionale, ho appena finito di girare Azzurro Valzer a Novara, un film sul Novara Calcio, squadra nata nel 1908, e quindi passionale, molto bello come film, e ho finito di girare l'altra settimana. E poi Il Capitano Ulisse, che faccio con Edoardo Siravo, una bellissima compagnia, Grazia Schiavo, Beatrice Gregorini e 12 attori, con la mia regia, e faccio Ulisse. E mio figlio, che si chiama Raffaele come mio padre, fa Telemaco, che ha 11 anni adesso, appena compiuto 11 anni. Vediamo lì due figli bellissimi, che papà sei. Ma guardami, loro mi emozionano perché sono straordinari, ma perché basta seguirli, cioè una sorpresa continua, perché gli è vero che gli occhi del padre, cioè li segui e vedi che ogni giorno, cioè, sono diversi, cioè nascono cose diverse, sono talmente veri, talmente sinceri, sorprendenti, comici, ed è bellissimo, cioè l'adulto una volta nasconde tante cose, perché nasconde, perché invece loro sono così spontanei, così veri. No, c'è Caterina che ha 10 anni, è strepitosa, e anche Raffaele, ma non solo perché sono miei figli, perché sono veramente eccezionali. Amo anche gli altri bambini, anche i suoi amici, i loro amici, insomma, perché sono molto, molto divertenti, molto simpatici, sanno già tante cose, insomma, ecco. Noi a volte cerchiamo di insegnare a loro delle cose, molto spesso sono loro che le insegnano a noi. Grazie. Allora, il tuo augurio a tutte le donne, perché sono tutte le che aspettano i tuoi auguri, sai che adesso a mezzanotte scavalchiamo. Guarda, allora, dietro ogni uomo importante c'è una donna importante. Se l'uomo non è importante, vuol dire che nella sua vita non ha avuto una donna importante, quindi le donne sono il massimo, per me sono proprio veramente come un fiore che va annaffiato tutti i giorni e va trattato.
trattato molto bene, perché veramente con rispetto e con molto, veramente, sono veramente le regine della casa, anche cioè come mamma e come mogli, e anche come amanti, insomma, sempre la stessa donna, però. Ovvio, bravissimo, no? Perché sono i video ascoltatori. Esatto. Grazie Saverio. Grazie a te, Camilla.